Da poche ore Riccardo Chiavaroli è il nuovo presidente del Corecom Abruzzo, un incarico di prestigio, Chiavaroli, ma anche di grande responsabilità in un momento storico complicato per la nostra regione. È vero, intanto questo organismo è molto importante per la regione Abruzzo, è un'autorità di garanzia che risponde al Consiglio regionale e alle istituzioni e si occupa dell'affermazione dei diritti dei cittadini nell'ambito radiotelevisivo e delle comunicazioni. È un incarico importante che io insieme ai miei colleghi del CDA onoreremo con grande impegno e con assoluta imparzialità, sempre lavorando per il bene delle istituzioni e dei cittadini abruzzesi. L'incarico, quando lei è stato designato, che ha accolto con grande soddisfazione? Con grande soddisfazione, con gioia lo ammetto, ma anche con grande senso di responsabilità. È un incarico che seguirò a tempo pieno perché merita questa attività di essere seguita costantemente e spero che il frutto di questo lavoro si veda già nelle prossime settimane, lo ripeto e lo sottolineo, a favore delle istituzioni e del rapporto dei cittadini abruzzesi con questa importante, con questo importante organismo. Anche se lei in carica da poche ore ha già in mente, ha già fissato le priorità del suo mandato? Le ho fissate perché intanto devo dire che ho trovato terreno fertile. Negli anni il Corecom ha avuto una struttura interna di dirigenti, funzionari e impiegati molto molto validi, quindi c'è già un grande lavoro fatto alle spalle anche dai miei predecessori. Adesso interverremo subito intanto per un sostegno diretto all'editoria radiotelevisiva, al web e alla carta stampata. Poi partiremo con una gara per la promozione dei prodotti tipici abruzzesi e seguiremo le attività ordinarie di difesa dei consumatori nei confronti dell'ambito telecomunicativo.